Otheos ritorna nelle carceri inglesi dei primi del 1800 per scoprire la nascita dello squash. Le prime tracce di uno sport simile si individuano in un gioco praticato dai prigionieri delle Fleet Prison di Londra. Anche Charles Dickens, nei suoi Pickwick Papers, racconta di un gioco chiamato rackets, utilizzato dai detenuti per tenersi in forma. Il gioco consisteva nel colpire la palla e farla rimbalzare sui muri. I giocatori si alternavano alla risposta e la rudimentale pallina poteva essere colpita solo dopo il rimbalzo a terra. Nel 1822 lo squash esce di prigione e fa la sua comparsa presso la Harrow School, dove alcuni studenti modificano la pallina e il nome, che diventa squash rackets. Il termine squash significa appunto schiacciare o comprimere, ossia ciò che succede alla palla di gomma quando viene tirata con forza sul muro. Gli anni passano e il gioco prende piede velocemente anche in altri college. Ed è così che nel 1864 squash si può dire ufficialmente fondato. Il Professional Squash Championship, datato 1920, è ufficialmente il primo campionato di squash. Quella data è anche l'inizio di una sempre maggiore diffusione di questo sport, dapprima nei territori delle colonie, fino ad arrivare in Europa nel 1933 e successivamente nel Nord America. Oggi la World Squash Federation conta 138 federazioni nazionali ed è riconosciuta dall'International Olympic Committee, con cui lavora per inserire lo squash tra gli sport olimpici. Negli anni 80 lo squash ha avuto una fortuna-sfortuna. Negli anni dell'edonismo reganiano, dell'individualismo sfrenato e della competizione ai massimi livelli, lo squash era diventato lo sport preferito degli yuppies, ovvero dei rampanti 30-35 anni che lavoravano a Wall Street o alla City di Londra. A differenza del golf o del tennis, lo squash richiede molto meno tempo per essere praticato. Bastano infatti 2 ore per fare tutto: cambiarsi, giocare, farsi la doccia e tornare al lavoro. Se si aggiunge a questo la possibilità di installare campi da squash in esclusivi club all'interno di un grattacielo, il gioco è fatto. Per tutti gli anni 80 e metà anni 90, la vulgata voleva lo squash giocato solo da ricchissimi borghesi o giovani arrampicatori sociali. Indipendentemente dalle etichette che gli sono state attribuite, lo squash è uno sport estremamente completo. Richiede coordinazione, resistenza, velocità e intelligenza tattica. Il tutto racchiuso in una prestazione che raramente supera l'ora e mezza. In Italia lo squash fa il suo esordio ufficiale nel 1976 con l'apertura del Bologna Squash Center ad opera di Guerrino Sisti. Otheos incontra alcuni atleti italiani per scoprire le ultime evoluzioni di questo sport. Allora, mi sono appassionato allo squash grazie a un mio vecchio amico delle scuole medie, il quale aveva iniziato a giocare a squash. Io inizialmente avevo iniziato come tutti quanti, penso l'80% dei ragazzi italiani, a giocare a calcio, cambiando vari tipi di sport. E niente, ho seguito il consiglio di questo mio amico delle scuole medie, Giuseppe, il quale mi ha proposto di andare a provare questo sport. Inizialmente pensavo una pallina, una racchetta da solo contro il muro, cosa vado a fare? Sono andato e mi sono innamorato di questo sport e adesso sono ben 15 anni che gioco anche tutti i giorni a settimana, insomma, è una delle mie più grandi passioni. Allora, la cosa che mi ha fatto sicuramente innamorare di questo sport è sicuramente l'impegno fisico che devi mettere, perché è veramente qualcosa che secondo me non è paragonabile in nessuno sport in assoluto. Vedo per esempio altri sport dove comunque hai del tempo per riposarti tra uno scambio e l'altro, qui invece non ci sono tempi morti, quindi ci sono semplicemente 90 secondi di tempo per recuperare, quindi veramente qui metti alla prova quello che è la tua forza fisica. Questa è sicuramente una delle cose che mi ha fatto innamorare. Altra era, per esempio, che adesso, da qualche anno a questa parte, quindi diciamo da quando ho iniziato io a giocare, era pieno, e tuttora adesso, grazie a comunque quel lavoro che sta facendo la federazione in Italia, pieno di ragazzi con cui giocare. Quindi, oltre al fatto di quindi mettere alla prova la mia forza fisica e tutto quanto, avevo modo di confrontarmi con altri ragazzi, tra cui compagni, stessa età. Sicuramente l'evoluzione più importante nell'ambito dello squash, nello specifico, è stato il cambio di attrezzatura, quindi per quanto riguarda le racchette, i telai, perché la racchetta inizialmente, quindi anni 70, 80, ma anche 90, era
assolutamente di legno, quindi con un piatto corde molto piccolo che non permetteva una facilità nel colpire la palla, quindi già chi riusciva a colpire bene la palla era più che metà dell'opera. Adesso invece che il telaio è completamente nuovo, leggero, piatto corde molto più grande, lo squash è diventato molto uno sport molto più fisico. Inizialmente, nei primi 10 al mondo, diciamo che 8 erano dall'Inghilterra e i restanti 2 da nazioni del Commonwealth, quindi comunque Australia, India, Pakistan. Adesso la situazione è completamente cambiata. Basti pensare che nei primi 20-16 sono egiziani. Sicuramente per quanto riguarda la differenza è che sono molto più fantasiosi, ma hanno anche molta forza fisica, quindi riescono a hanno fatto un mix di queste due cose che al momento, a mio avviso, sono le cose fondamentali per riuscire in questo sport. Mi chiamo Yuri Farneti, sono 6 volte campione italiano assoluto di squash. Ho iniziato a giocare a squash un po' per caso. Giocava mio papà in una palestra vicino a casa. Io, come quasi tutti i ragazzini di 11-12 anni, giocavo a calcio e sono andato a vedere mio papà giocare. E da lì ho provato a entrare in campo una volta, due volte, tre volte e da lì pian piano mi sono appassionato e dopo non l'ho più lasciato. Allora, credo che la parte che ha cambiato di più questo sport sia proprio il gioco in sé, nel senso che anni fa, quando si vedono le partite degli anni 80, si giocava tanto in fondo al campo, c'erano partite lunghissime, scambi lunghissimi e molto quasi tutto in fondo al campo, molto fisico era lo squash. Adesso sì, è molto fisico, ma è molto più veloce, molto più dinamico e è molto più un gioco d'attacco. Perciò è anche molto più spettacolare adesso da vedere. Si gioca molto più davanti, ci sono scambi dove ci sono scatti incredibili, dove ci sono palle corte bellissime, recuperi altrettanto belli. Perciò credo che sia questa la parte che ha cambiato di più lo squash. Non saprei cosa si potrebbe migliorare ancora. Probabilmente i campi o comunque i posti dove si mettono i campi, nel senso che le location ce ne sono già di molto belle, ma se ne potrebbero fare altre, si potrebbero mettere campi da squash, visto che sono facilmente montabili ovunque, si potrebbero mettere in posti molto scenici. Perciò credo che questa sia la cosa più grande che si possa fare per lo squash. Ci sono due tipologie differenti di pallina, cioè quella bianca e quella nera. Il colore cambia esclusivamente per la tipologia di campo dove si gioca. Solitamente i campi sono in muratura, quindi ovviamente muro bianco necessita di pallina nera. Ha due puntini, vedete? Perché questa è la palla che viene utilizzata per i tornei dei professionisti, quindi ovviamente cambia in base alla tipologia di rimbalzo. Questa è quella da professionisti. Poi c'è un punto bianca, che è quella che viene utilizzata nei tornei dei professionisti, nella PSA, dove sono tutti in vetro, perché ovviamente con il vetro rimbalza di meno, quindi c'è un solo puntino perché così cerca di compensare come vedete adesso nell'immagine qui dove stanno giocando, credo sia uno US Open di qualche anno fa. Come vedete la pallina è bianca e cambia la tipologia di rimbalzo perché sul vetro ovviamente rimbalza di meno. Il nostro problema era che finché le tecnologie erano un po', diciamo, non così avanzate, la pallina non si vedeva bene in televisione, non era nitida, non si vedeva con chiarezza. Perciò il problema che si riscontrava era che persone che non sapevano cosa fosse lo squash e che lo vedevano in televisione, in realtà non capivano che cosa stessero facendo i due giocatori in campo, perché non riuscivano a vedere la pallina. O comunque non riuscivano a vederla bene. Con l'evoluzione delle tecnologie, l'avanzamento di queste appunto tecnologie, il 4K, l'alta definizione, eccetera, adesso si vede benissimo in televisione.
perciò si ha un'idea chiara di quello che stanno facendo i giocatori, si vede benissimo la pallina ed è diventato molto più scenico, molto più spettacolare. Perciò assolutamente sì, adesso è diventato uno sport televisivo, o meglio, non è che è diventato uno sport televisivo, con le nuove tecnologie si può apprezzare bene lo squash in televisione. Ciao, mi chiamo Mario Gentiletti, sono istruttore di squash, gioco a squash da quando avevo 10 anni, ho iniziato da bambino grazie a mio padre e mi ha trasmesso la passione appunto per questo sport. Dritto e rovescio, i lati principali dello squash. Tecnica più semplice è cercare sempre di puntare la racchetta, di far partire la racchetta dall'alto, di posizionarsi con la gamba sinistra in avanti, quindi noi nello squash andiamo sempre a effettuare un movimento di rotazione portando la sinistra, facendo un affondo con la gamba sinistra verso destra e viceversa portando la gamba destra a sinistra facendo sempre un movimento di affondo. Questo è il rovescio, quindi la racchetta parte dall'alto, scende e finisce di nuovo in alto. Dritto avremo il movimento inverso, racchetta sempre che parte dall'alto, gamba sinistra in avanti, conclusione del colpo. Lo squash è un po' come pugilato, devi piacere un po', far soffrire l'avversario. Bisogna essere dotati di una potenza fisica molto elevata, penso che la costanza durante una partita sia tutto. Devi avere la voglia di vincere perché questo sport è molto stancante a livello psicologico perché hai un contatto fisico con l'avversario. La varietà di gioco è la cosa primaria. L'avversario deve pensare sempre che tu abbia più opzioni. La pallina non devi perderla mai di vista, se no lo scambio l'hai praticamente perso. Molto importante allenare il linguaggio del corpo dell'avversario perché gli esperti riescono a capire prima che colpo fa l'avversario. Molto importante tenere sotto controllo la T perché chi domina la T vince lo scambio. È il punto di riferimento di ogni giocatore. Se tu stai al centro comandi il gioco. I riflessi sono molto importanti per un giocatore perché bisogna essere molto attenti e molto veloci anche con gli occhi. Il ghosting è un movimento con la racchetta, però senza pallina, senza avversario. Si fanno come allenamento fisico per sciogliere i muscoli prima, dopo la partita. Usiamo per soprattutto migliorare il movimento. Il movimento in squash è molto importante. Questo è uno sport in cui bisogna soffrire, quindi quello ti aiuta a sopportare di più il dolore quando una partita si fa molto lunga. Bisogna allenarsi anche sulla parte mentale, facendo molti allenamenti, molte partite. Se magari ti capita di avere una partita molto lunga, di testa non riesci a starci sempre costante. E anche la qualità con cui si fanno gli allenamenti. Ogni pallina conta, in ogni momento dell'allenamento devi essere concentrato al massimo. Il mio gioco è basato su non far capire all'avversario quello che io voglio fare, quindi non cerco di fare colpi sempre uguali. Il mio colpo preferito è incrociato al volo sul nick. Nick è praticamente l'angolo tra il pavimento e il muro. Se la palla entra proprio quell'angolo, non rimbalza, è un colpo che è imprendibile. Ci vogliono tutti i colpi per essere comunque forte. Uso molto le volée e cerco comunque sempre di attaccare, anche facendo lungo linea bassi. Io gioco molto sul bust, che sarebbe che tocca prima il muro laterale e poi quello frontale. Con quel colpo riesco a spezzare il ritmo dell'avversario, quindi a farlo andare subito in affanno. Che lo squash diventi sport olimpico è sicuramente uno stimolo per tutti noi squashisti. Ogni giocatore di squash pensa che voglia arrivare alle Olimpiadi. Un traguardo veramente importante per questo sport. Per gli atleti sarà il top, crociamo le dita per 2020.